Si chiamava Luis Champollion Messier, aveva 17 anni di età e purtroppo è morto, giovanissimo. Voleva sballarsi e così ha provato i farmaci del papà di un suo amico. Si tratta di morfina. Pochi istanti prima che morisse, il 26 dicembre del 2018, questo fanciullo stava partecipando ad un pigiama party da un amico a Bampton, nell'Oxfordshire, quando purtroppo si è sentito male all'improvviso ed è morto. I due volevano creare un nuovo mix di droghe per il gioco, unendo MDMA, cannabis. Poco prima dell'esperimento hanno trovato una bottiglia di morfina prescritta al papà dell'amico e Luis, quindi ha deciso di provarla. Poche ore dopo si è sentito male, sono stati chiamati i soccorsi, il 17enne non respirava più e è andato in coma. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, le condizioni però erano disperate, una crisi disperatoria che lo ha portato alla morte, a morire. Dal suo telefono è emerso che faceva uso a volte di sostanze stupefacenti, nel telefono è stato registrato il video dell'assunzione di morfina poche ore prima della morte, quindi probabilmente, molto probabilmente, è stata la morfina a far fuori questo giovanotto, a soli 17 anni di età. Da Leandro, un narratore italiano, è tutto, un saluto caro e al prossimo video.